90 kg di esplosivo sono appena scoppiati dentro una Fiat 126 parcheggiata in via D'Amelio. L'esplosione ha ucciso il giudice Paolo Borsellino e gli agenti Emanuela Loi, Vincenzo Limuli, Claudio Traina, Agostino Catalano e Walter Cosina. Solo io sono rimasto vivo. L'unico agente della scorta del giudice Borsellino a non essere stato dilaniato dall'esplosione. Mi chiamo Antonio Vullo. Mi sono ritrovato all'inferno, proprio non vedevo più nulla, tutto buio, tutto che andava a fuoco, esplodeva, esplodevano le auto, esplodevano i colpi delle pistole. Credevo che anche gli altri colleghi si fossero salvati. Sono andato prima verso la fine di via D'Amelio con la pistola in mano. Sino a quando sono stato bloccato dai primi soccorsi che sono arrivati, erano due colleghi che mi conoscevano e mi hanno fermato. Quando mi hanno fermato ero sopra un piede mozzato di un collega e là ho capito che per loro non c'era stato niente da fare. Neanche due mesi dopo la strage di Capaci, Cosa Nostra ha eliminato in una nuova orrenda strage a Palermo l'altro suo grande nemico insieme con Falcone, il giudice Paolo Borsellino, dilaniato con un'autobomba insieme con cinque agenti della scorta. Allora, noi eravamo vicini, abbiamo udito un tremendo botto, Luigi, un tremendo botto. Ci siamo guardati subito sul posto e c'era un macello, i colleghi erano tutti a terra sfracellati, solo uno, tranne uno, Vullo, dell'ufficio scorte, che abbiamo trasportato immediatamente all'ospedale. Nasce sempre questa domanda, perché io e non gli altri? Io non l'ho cercato, non ho pregato, non mi sono nascosto, è successo. Poteva succedere a qualsiasi altra persona. Certo, vivere come unico superstite di questa storia è difficilissimo. Erano passati quasi due mesi da quando avevo cominciato a lavorare al servizio scorte di Palermo e da quando ero stato assegnato alla protezione del giudice Borsellino. Tutto a posto? Insomma, si incassa solo se gli fai perdere tempo. Claudio, se mi dici di no ci rimango troppo male. Ecco, dottor Borsellino, l'agente Antonino Vullo in servizio da oggi. Sembra se lei è d'accordo. Paolo aveva un rapporto bellissimo con gli uomini della scorta, in quanto aveva un rapporto familiare, ecco, no? Era sicuramente un rapporto professionale, perché doveva essere tale, però si era creato un rapporto familiare, per cui io ho avuto il privilegio di avere raccontato da tanti di questi ragazzi delle scorte episodi, quasi aneddoti, diciamo così, proprio di questa familiarità. Con taluni elementi delle scorte spesso si stabilisce addirittura un rapporto di vera e propria amicizia. Un'amicizia che vive circostanze di vita sempre drammatiche, sempre assillanti, sia per il magistrato che per l'uomo della scorta. Com'è che sei diventato poliziotto? Per Boris Giuliano. Lo conoscevi? Si figuri che quando avevo 14 anni veniva a fare il rifornimento alla pompa di benzina dove lavoravo. E pensavo sempre, a me mi piacerebbe essere un poliziotto così, un poliziotto vero come a lui. Quando l'hanno ammazzato, là ho capito che volevo essere un poliziotto. Ma tu lo sai che chi mi sta accanto rischia quanto rischio io? Guardi, signor giudice, che io sono entrato in polizia per cambiare le cose. Paura di fare il mio dovere non ne ho. E la moglie che dice? Mia moglie? Chi deve dire? Si è rassegnato. Abbiamo pure un bambino di 6 mesi. Fammi vedere. Sì.
I bambini sono il nostro futuro. Facciamo tutto per loro. Sì. Però a me mi piacerebbe che si ricordassero anche il passato. Mi sono comprato una telecamera e ci faccio dei filmini per lui. Poi se li vede quando è grande, così capisce com'era fatto il mondo. Buongiorno, li fai vedere anche a me, eh? Adesso andiamo che è tardi. Traina! Sì? Andiamo che a Marsala ci stanno aspettando. Bullo! Ben arrivato. Ah, Antonino, lui è Vincenzo Limuti, è più giovane di te, ma ha più esperienza. Hai passato l'esame, Bullo? Ero convinto che vivesse in un bunker. Sì, bunker. Amore, no. Sono rimasto un po' perplesso perché, innanzitutto, sotto l'abitazione del giudice Borsellino non c'era nessun presidio fisso. Poi eravamo solo un'auto di scorta e qualche volta capitava anche che eravamo con l'auto non blindata. Era l'obiettivo principale Borsellino, no? Tant'è che poi arrivò anche la notizia che lo era ufficialmente l'obiettivo principale. Questore e prefetto se ne sono fregati. Tutti parlavano che dopo Falcone sarebbe toccato a Borsellino. Non ci aspettavamo, diciamo, un'azione così veloce e così facile nell'impostazione rispetto a quella che abbiamo vissuto con la strage di Capaci. Una settimana prima che prendessi servizio col giudice Borsellino c'era stata la strage di Capaci. Quel giorno sono stato tra i primi ad arrivare. Giovanni Falcone e la moglie Francesca Morvillo erano appena stati trasportati all'ospedale già in fin di vita. Sarebbero morti poco dopo. Nell'auto blindata sbalzata a 100 metri dall'esplosione c'era quello che rimaneva dei corpi di Rocco Di Cillo, Antonio Montinaro e Vito Schifani. Erano la scorta. In un'auto c'era un caro amico mio, Vito Schifani, che abitavamo nello stesso palazzo e vedendolo quello che era rimasto all'interno della croma blindata mi ha fatto sentire malissimo, proprio una scena che ancora oggi non riesco a dimenticare. Il suo ricordo personale del dottore. Io credo che nel momento in cui Giovanni Falcone morì tra le sue braccia all'ospedale di Palermo, Paolo si rese conto che ormai erano proprio soltanto giorni quelli che gli restavano da vivere. Di Falcone piangevamo tutti, piangevamo, c'era la pioggia, c'era tanta pioggia, mi ricordo, è stato un giorno veramente drammatico. Per noi qui presenti, perché celebrando la Pasqua del Signore moriamo al peccato e risorgiamo alla vita nuova, preghiamo. Paolo l'ho visto stravolto, l'ho visto addoloratissimo sicuramente, ma proprio stravolto. Era come se fosse entrato improvvisamente in una dimensione diversa. Io ricordo una manifestazione di folla
cui non avevo mai assistito in vita mia. Qualcosa di impressionante, la partecipazione dei cittadini palermitani, dei sindacati e della gente è stata corale. Scusa Agnes, posso restare un attimo da sola, per favore? Va bene. Andiamo. Dopo la morte di Giovanni, che lui riteneva che fosse uno scudo, mi diceva sempre: io faccio una corsa contro il tempo. Io nella vita sono stato sempre il secondo e sarò secondo anche nella morte. Adesso tocca a me. Ricordo una frase di Borsellino dinanzi alle bare di Falcone, di Francesca Morvillo e degli agenti. Chi vuole andare vada, ma chi resta deve sapere che questo è il futuro per tutti noi che restiamo. Un giorno gli chiesi: ma come farai a ritrovare l'entusiasmo? Gli dico, perché Paolo lavorava con entusiasmo. E lui mi disse: non so se troverò l'entusiasmo, ma sicuramente devo farlo, mi disse, lo farò. Chi è quello col giudice? Rino Germanà della Criminal Poll. Il giudice dice che è il suo sbirro preferito. Certamente. Il procuratore capo, immagino. Si dispiace, ma non avrò la delega per indagare a Palermo, solo a Trapani e a Marsala. Evidentemente a Gianmanco non piace come lavoro. Così come non gli piaceva come lavorava Falcone, anche se ora fa finta di niente. E se diventassi il capo della super procura, sarebbe il primo a dire che sfrutto la morte di Giovanni per fare carriera. E non sarebbe l'unico. Palermo è un covo di vipere. A Roma però lei potrebbe continuare il lavoro di Falcone. Rino, il lavoro di Giovanni io lo porterò avanti qua in Sicilia, non a Roma. Ho chiesto ai carabinieri del Rossi il rapporto su mafia e appalti di cui Giovanni mi aveva parlato prima di morire. Perché lei pensa che la strage di Capaci sia stata fatta proprio per questa indagine? Su questo sta indagando la procura di Caltanissetta. Quello che so è che dobbiamo e possiamo portare avanti le intuizioni di Giovanni. E l'inchiesta mafia e appalti è una di queste. Dopo la morte di Falcone, Paolo Borsellino ha cercato di riprendere in mano tutte quelle che erano le indagini che aveva condotto Giovanni Falcone a Palermo e che, secondo Paolo Borsellino, potevano portare a spiegare perché Cosa Nostra avesse deciso di uccidere Giovanni Falcone proprio nel maggio del 92. Quando è stata costruita l'aula bunker avevo 26 anni. Grazie alle dichiarazioni del pentito Buscetta, i giudici Falcone e Borsellino sono riusciti a trascinare in quell'aula più di 400 mafiosi. È stata la prima volta che un tribunale ha attestato l'esistenza di Cosa Nostra. E nel momento in cui col maxi processo diventano definitivi gli ergastoli che i vari Riina, i vari clan mafia erano riusciti sempre a dribblare con sentenze di assoluzione, beh, allora si scatena la reazione. È stata la riunione del dicembre del 91. A me mi è rimasta impressa come la riunione più terribile che io abbia fatto, dove è stato sancito
la resa dei conti, cioè dove Salvatore Riina ha dichiarato guerra. Immazzama tutta, ste vecchie puttana. Ha dichiarato guerra a Falcone e Borsellino, ha dichiarato guerra ai politici, Lima e molti altri, chi si è comportato in modo molto duro con Cosa Nostra deve pagare. E a chi incominciamo a scannare? Ve lo dico io. Salvo Lima è stato ucciso a pochi metri dalla sua casa di Mondello, il sobborgo balneare di Palermo. Salvo Lima, che era il punto di riferimento politico della mafia in Sicilia e anche a livello nazionale. Da quel momento Falcone mi disse espressamente: adesso può succedere di tutto. Prima venne assassinato Salvo Lima e poi, con l'uccisione di Giovanni Falcone, Paolo Borsellino ebbe la piena consapevolezza che il successivo ostacolo che Cosa Nostra aveva sul suo cammino era diventato lui, Paolo Borsellino. Io ho pagato all'interno della mia famiglia piuttosto duramente il mio dedicarmi a questo lavoro e lo stato di pericolo permanente che ne deriva. Mi sono illuso di avere assicurato ai miei figli un'esistenza, quantomeno per loro, pressoché normale. Non la penso più così dopo la strage che ha ucciso Falcone, sua moglie, gli uomini di scorta, perché alcune reazioni che ho avuto all'interno della famiglia e nei miei figli mi hanno fatto comprendere che purtroppo questi ragazzi pagano duramente, forse non tanto nella vita di relazione, ma nella loro crescita psicologica, questa situazione. E dai mamma, lascialo stare. Manfredi, allora? Mi sto studiando, mamma. Cosa c'è? Secondo te che cosa c'è? Ho paura per papà. E quello che mi dà fastidio è che tu fai finta che sia tutto normale. Noi gli dobbiamo dare il peso delle nostre preoccupazioni. Almeno qui, a casa sua. Si deve sentire sereno. Eccomi. Stai andando? Sì. Non lo so a che ora rientro, perché ho una cena organizzata dai carabinieri. Va bene. Ti chiamo dall'ufficio. Ciao, papà. Ciao, Manfredi. Ci parli tu? Va bene. Pronto, pronto, pronto. E deve essere importante quello che stai ascoltando. Molto più importante di questo. Non avevi un esame? Non ce la faccio, papà. Non mi entra niente in testa. Prova a concentrarti un poco di più. Mamma, come faccio a concentrarmi di più? Io non faccio che pensare a Francesca, a Giovanni e al rischio che adesso corri tu. Quello che sto facendo è una corsa contro il tempo. Sono io contro di loro. E non mi posso tirare indietro. Ho capito, papà, però perché lo devi fare tu? Ma perché non ti fai trasferire a Roma o dove vuoi tu? Perché non è importante come vanno a finire le cose, l'importante è fare sempre il proprio dovere. E io so che questo tu lo capisci. Però, vieni qui, gioia mia. Ho visto una persona molto attenta alla famiglia, anche con noi si comportava in un modo normale. Non faceva pesare lo stato suo con quello nostro, lui magistrato, noi scorta. Ci trattava come se eravamo suoi figli. E quelli? Quelli adesso glielo dicono loro, dottore.
Dottor Borsellino, le parlo a nome di tutti i colleghi dell'Arma e della Polizia che sono qui durante il turno di riposo. Noi le chiediamo rispettosamente di raccomandarci per far parte della sua scorta. Noi non la lasciamo sola. Ragazzi, il vostro senso del dovere vi fa onore. Ma c'è già troppa gente che rischia per me. E poi volete che loro rimangano senza lavoro? Grazie. Grazie. Ci raccontò che dice, ma cose da pazzi, dice, sono venuti a chiedermi di poter entrare nella mia scorta, dice, ma non lo sanno che cosa significa. E poi disse, lo sanno bene, eppure lo fanno lo stesso. E quanti anni hai? 22 anni. 22. Bravo. A Borsellino c'era tanta gente che gli mettevano proprio dentro la giacca, al suo passaggio, dei bigliettini di carta. Questi bigliettini da un lato contenevano delle indicazioni da parte di cittadini comuni che sostenevano di avere degli indizi, di conoscere dei particolari che potessero aiutare a ricostruire cosa era avvenuto a Capaci. Ma quei bigliettini contenevano anche i numeri di telefono di agenti o di carabinieri o di finanzieri che si proponevano per scortare Paolo Borsellino. Anche in quei giorni difficili, al giudice piaceva cenare con i suoi più stretti collaboratori. Grazie. Gira voce che te ne andrai a Roma. Non ho intenzione di lasciare la Sicilia fino a quando non si scoprirà chi ha ucciso Giovanni Falcone. E perché? Paolo, sai benissimo che tutta la cupola lo voleva morto. Totorrina in testa. Sì, ma perché è successo adesso? Che cos'è che ha reso così urgente la sua eliminazione? Mi scusi se la disturbo, ma il nostro cuoco vorrebbe conoscerla. Scusate un attimo, prego. Grazie, signor giudice, di qua. Complimenti, era tutto buonissimo. Grazie, dottor Borsellino. Dottor Borsellino. Dottor Borsellino. No, ma perché? Venite, venite con me. Mi spieghi perché piangeva il cuoco prima? Stavo per piangere anche io, veramente. Perché? Che ti ho detto? Che si vergogna per questa terra martoriata. Ma che i padri di famiglia, i lavoratori, la gente onesta di Palermo è dalla nostra parte. Mi ha commosso. Signori, permettetemi di fare un ultimo brindisi prima di salutarci. Brindo agli onesti. Il giudice si sarebbe sempre ricordato di quella sera. La chiamo la cena degli onesti. Forse è stato l'ultimo momento in cui l'ho visto sereno. Dopo l'uccisione di Falcone c'era ancora Paolo. C'era ancora lo Stato, c'era ancora lo Stato vero, lo Stato quello giusto, c'era ancora. E veniva rappresentato da Paolo. E quindi la gente aveva ancora qualcosa in cui credere. A San Domenico ci fu la veglia. E ho voluto che fosse Paolo a prendere parola per dare un ulteriore consiglio, un ulteriore conforto e anche una spinta, un incoraggiamento ai giovani. Perché Giovanni non è fuggito? Per amore. La sua vita è stata un atto d'amore verso questa sua città. Verso questa terra che lo ha generato. Amare Palermo e la sua gente ha avuto ed ha il significato di dare a questa terra tutto quello che era ed è possibile dare delle nostre forze morali, intellettuali e professionali. Fu un'emozione grandissima sentirli pronunciare quelle parole con quella forza, con quella foga proprio, si sentiva che aveva
erano gli interlocutori giusti, aveva bisogno di lasciare questi messaggi, perché ha lasciato dei messaggi molto forti in quel discorso. La lotta alla mafia per Giovanni non doveva essere soltanto una distaccata opera di repressione, ma un movimento culturale che coinvolgesse tutti, soprattutto i giovani, e che a tutti abituasse a sentire la bellezza del fresco profumo di libertà che si oppone al puzzo del compromesso morale, dell'indifferenza, della contiguità e quindi della complicità. Mi sentii impegnato come un giovane scout anch'io e credo di avere per tutta la vita pensato a quelle parole, e ancora oggi in tutti i miei incontri con i giovani mando questo messaggio che è di Paolo. Occorre dare un senso alla morte di Giovanni, della dolcissima Francesca, di Vito, Rocco, Antonio. Sono tutti morti per noi. Abbiamo un grande debito verso di loro e dobbiamo pagarlo gioiosamente, continuando la loro opera, facendo il nostro dovere, rispettando le leggi, anche quelle che ci impongono sacrifici, rifiutando di trarre dal sistema mafioso anche i benefici che possiamo trarne, anche gli aiuti, le raccomandazioni, i posti di lavoro, collaborando con la giustizia, testimoniando i valori in cui crediamo. Accettando in pieno queste famose e bellissime verità, dimostrando a noi stessi e al mondo che Falcone è vivo. Ci sono dei valori che lui ha trasmesso, il senso profondo dello Stato, il senso profondo della dedizione, ma sono cose da, secondo me, da riscoprire, da centillinare e da riprendere, da riproporre. Il discorso del trigesimo me lo ricordo benissimo, perché è un discorso fatto con il cuore, ma fatto anche con la testa da Paolo Borsellino, nel senso che Paolo Borsellino in pratica è come se avesse letto la sua orazione funebre. Finalmente, grazie alle insistenze dei colleghi, in quei giorni la protezione del giudice viene aumentata. Viene previsto un presidio fisso dove abita con la sua famiglia e poi viene messa di scorta una seconda auto blindata con altri 3 uomini a bordo. In quei giorni il giudice continuava le sue indagini senza sosta. Dobbiamo passare al vaglio tutte le aziende che hanno vinto appalti da quando Riina è diventato capo dei capi. Lasciamo perdere i pesci piccoli, voglio i grandi pescecani. Bisogna seguire i piccoli, come diceva Falcone. Segui i soldi e trovi la mafia. E io sono sicuro che i soldi dei corleonesi non si fermino in Sicilia, ma che arrivino anche al nord Italia. Ma perché non ci scambiamo informazioni sugli appalti con le altre procure? Milano, per esempio. Di Pietro sta facendo un gran terremoto con Mani Pulite. No, quello che facciamo deve rimanere qui dentro. Perché io ho paura che qualche, diciamo, collega riporti tutto ai giornali. Da dove cominciamo? Da dove aveva cominciato Giovanni? Dall'informativa del Rossi. Qui dentro ci sono nomi pesanti. Imprenditori, politici, aziende quotate in borsa. Noi ce li studiamo uno per uno. E c'è un nome che ricorre spesso. Quello di Angelo Siino. Angelo Siino era considerato il ministro dei lavori pubblici di Cosa Nostra, finché non l'abbiamo arrestato. Ha fatto accordi praticamente con tutti i cementifici della Sicilia, migliaia e migliaia di fatture. Noi dobbiamo trovare un boss che ha fatto affari con lui, disposto a collaborare. Magari non tutti erano d'accordo con la strage di Capaci, qualcuno potrebbe cedere. Mi faccio parlare con quelli del nucleo investigativo centrale. Sì, ma facciamo attenzione, perché io non so di chi possiamo fidarci, neanche tra le forze dell'ordine. Borsellino viene a sapere che ci sono emissari dei carabinieri, dei reparti speciali dell'arma dei carabinieri. E Ross che incontrano l'ex sindaco mafioso Vito Ciancimino, che gli arresti domiciliari in una casa
qua dietro Piazza di Spagna a Roma, e intavolano un rapporto per la cattura di Totorina. Verso la fine di giugno, la direttrice degli affari penali del Ministero, la dottoressa Ferraro, mi informò che aveva ricevuto una visita del capitano De Donno, del ROS dei Carabinieri, le aveva detto che avevano agganciato Vito Ciancimino e si ripromettevano di averne dei contributi utili ai fini delle indagini relative alla strage di Capaci. Utile alle indagini per evitare nuove stragi. E io le dissi, bisogna che informi subito Paolo Borsellino, e lei mi disse, già fatto. Paolo Borsellino non avrebbe mai dato la dignità di interlocutore a Cosa Nostra. Non avrebbe mai potuto accettare l'idea che un rappresentante dello Stato si sedesse a far patti con Cosa Nostra. Ma che cosa scrivi in quell'agenda, dottore? Me la vedo sempre in mano. Un romanzo? Una specie. Diciamo che ci tengo gli appunti su tutto quello che vengo a sapere, ma che non posso ufficializzare nelle indagini. È un mio promemoria per il futuro. Stando alle testimonianze dei familiari e degli amici più stretti, l'agenda rossa non segnava gli appuntamenti, ma segnava tutte le cose importanti che avrebbe voluto dire probabilmente ai magistrati di Caltanissetta, che non hanno mai ascoltato. Paolo Borsellino più volte disse pubblicamente e privatamente che non vedeva l'ora che i magistrati di Caltanissetta lo convocassero per assumerlo a verbale, come era giusto che fosse, per raccontare tutto quello che sapeva sul lavoro di Giovanni Falcone, sulle confidenze che aveva avuto da Giovanni Falcone. Oltre il magistrato, io sono testimone. Sono testimone perché, avendo vissuto a lungo la mia esperienza di lavoro accanto a Giovanni Falcone, avendo raccolto tante sue confidenze, prima di parlare in pubblico, questi elementi che porto dentro di me, io devo per prima cosa rassemblare all'autorità giudiziaria, che è l'unica in grado di valutare quanto queste cose che io so possono essere utili alla ricostruzione dell'evento che ha posto fine alla vita di Giovanni Falcone. Paolo ha chiesto esplicitamente nel suo ultimo discorso, a gran voce e davanti all'opinione pubblica, di andare a testimoniare a Caltanissetta, e quindi sicuramente era molto importante quello che Paolo avrebbe detto. Il fatto che Borsellino non sia stato mai sentito nell'arco di quei 57 giorni è qualcosa che, diciamo, col senno di poi lascia perplessi. Ma perché non si ascolta proprio Paolo? Ma perché non lo si ascolta proprio lui? Anche dopo le sollecitazioni, anche dopo tutti gli scontri che sappiamo che sono avvenuti. Allora ci deve essere qualcosa che non si deve sapere. Che è quella faccia? Mi trasferiscono a Mazara del Vallo. Ti puniscono perché stai facendo un buon lavoro con me? Mi servi a Palermo, Rino. Sono lusingato, dottore, ma io non ci posso fare niente. Evidentemente le nostre indagini danno fastidio, come dice lei. Però una buona notizia. Leonardo Messina vuole collaborare. E da quando è morto il giudice Falcone ha detto che vuole parlare soltanto con lei. E questo è buono. Messina ci può aprire una nuova strada sull'inchiesta mafia appalti. Grazie, Rino. Grazie.
la paura c'era in noi, anche perché vedendo com'era la scorta del giudice, com'era impostata la scorta del giudice, c'erano momenti di preoccupazione e di paura. Cercavamo di camuffarla, di nasconderla un po', però il sintomo c'era. Ma i nostri colleghi non l'hanno visto chi l'ha messo qui? A quanto pare no. L'avranno parcheggiato mentre c'era il cambio di turno. Comunque, fuori dal furgoncino non c'è niente. Vogliamo provare ad aprirlo? Ma che minchia sei, pazzo? Se l'hanno riempito di esplosivo, saltiamo per aria. Oh, Taina, novità dalla centrale sulla targa ce ne sono? Ancora no. Mi hanno detto, ma che vi pare che metto una bomba così? Allora sentite, appena arriva il giudice gli diciamo di aspettare gli artificieri. No, lascia stare perché già è nervoso. Anzi, toglietevi di qua subito e andiamo. Signor giudice, mi scusi se mi permetto, ma non sarebbe meglio rimandare fino a quando non arrivano i colleghi artificieri? Guarda, il mio aereo per Roma parte tra un'ora. Se vuoi puoi aspettare tu. No, no, ci mancherebbe. Bravo. Se mi sono venuti i capelli bianchi. Tutto a posto, Gianni. Ci siamo spaventati per niente. Non io, eh? Un giorno a Roma il giudice ha incontrato Leonardo Messina, detto Narduzzo, un boss di Caltanissetta che aveva gestito il traffico di droga per conto dei Madonia. Messina raccontava di essersi pentito dopo aver sentito in televisione le parole della vedova del mio amico Schifani al funerale di Falcone e della sua scorta. Io, Rosaria Costa, chiedo innanzitutto che venga fatta giustizia. Adesso, rivolgendomi agli uomini della mafia, perché ci sono qua dentro, ma certamente non cristiani, sappiate che anche per voi c'è possibilità di perdono. Io vi perdono, però mi dovete mettere in ginocchio. Se avete il coraggio di cambiare, loro non cambiano. I corleonesi hanno creato un sistema perfetto. Riciclano i soldi negli appalti pubblici e ci fanno altri piccioli, perché chiunque vince l'appalto è sempre cosa nostra. E come sono sicuri di vincere l'appalto? C'è sempre qualche funzionario, un politico, disposto a dare una mano truccando le assegnazioni. E se c'è qualche concorrente troppo insistente, qualcuno gli fa capire che non è il caso, con le buone o le cattive. Non stiamo parlando solo della Sicilia, vero? So che Riina è molto interessato al più grande cementificio italiano. Ha degli amici nel consiglio di amministrazione. E Riina ha ordinato di comprare tutte le cave della Sicilia e anche la cava delle Alpi Apuane. Quindi ci stai dicendo che Riina vuole diventare il più grande costruttore d'Italia? Come voi siete il più grande giudice d'Italia. Un pomeriggio Paolo Borsellino incontra in aeroporto il ministro della difesa Salvandò. Andò gli comunica di avere saputo di una informativa dei carabinieri del ROS che parla di una gravissima minaccia di morte nei confronti di Borsellino e di Andò. Paolo Borsellino non sapeva nulla di questa minaccia, si infiamma, si arrabbia, fa trasparire davanti al ministro Andò tutta la sua indignazione del fatto di non essere stato avvisato. L'indomani qui a Palermo in procura va dal suo capo. Il procuratore Gianmanco è dentro. Sì, ma voi due aspettate qua fuori.
Paolo, pensi che io non ci tenga la tua sicurezza? Ma ci sono delle procedure. E sai benissimo che io certe cose non le posso rivelare. Il Rossa hanno mandato un'informativa che riguarda me. E tu avevi il dovere morale di riferirmela immediatamente. Paolo, ma sai quante informative mi arrivano? Magari sono tutte cose basate sul niente. Ma piantala di dire minchiate! Vogliono ammazzarmi! E sta a me decidere se è una minaccia reale o immaginaria. A me! Un giorno di tutto questo ne renderai conto. Ma che si è fatto male, signor giudice? No. Quello che mi fa veramente male è che ho capito di avere poco tempo. Il giudice in quel periodo partiva spesso per Roma. Lì andava a incontrare i pentiti che dopo la morte di Falcone volevano parlare solo con lui. Gaspare Mutolo era uno di questi. E lui era consapevole dell'importanza di questi interrogatori. Ci teneva a poterli condurre direttamente, anche se su questo c'erano stati non lievi contrasti col procuratore, che in un primo momento non gli assegnò la gestione del collaboratore Mutolo. In un secondo momento, invece, si convinse che era non solo opportuno, ma assolutamente inevitabile che proprio Paolo Borsellino seguisse quella collaborazione. Io non sono un infame, signor giudice, però sta guerra che sta facendo Rina bisogna che finisca, per il bene di tutti. Gasparino, sono quelli come te che l'hanno fatto diventare il capo dei capi. Te ne accorgi solo ora di chi è? Io voglio sapere chi copre Rina, chi sono i suoi amici. Ce ne sono amici. È pieno di amici, signor giudice. Ma io voglio quelli che gli danno una mano dentro l'istituzione. Rina sa su chi può fare conto, vero? Mi sbaglio? No. È che a volte i muri hanno orecchie. Ovunque. Ragazzi, per favore, potete uscire un momento. Ti ascolto. C'è un suo collega che stava a maxi processo. Il giudice Domenico Signorino. Quello è pieno del debito, perché gioca d'azzardo. E ho cuito a suo signorino, se lo mette qua, una sacchetta. E questo lo verifichiamo. Ma io non credo ci sia solo lui. C'è un altro amico di Reina. Quello che noi chiamiamo Speone. Speone? Chi è? Questo è un pezzo grosso. Questo è uno che lavora ai servizi segreti. Questo sconvolge uno come Paolo Borsellino, che era un uomo delle istituzioni, il quale pensa che le istituzioni debbano essere e siano effettivamente fedeli, e quindi scopre, e penso che questo fosse un dramma interiore che lo, in quel periodo lo angustiava, questa scoperta alla quale doveva dare una risposta con dei riscontri, perché come lui sapeva le dichiarazioni da sole non bastavano. Io i nomi che sto dicendo non me le sono inventate, signor giudice. È che ancora non mi sento pronto a rendere la cosa ufficiale. E quanto hai intenzione di farmi aspettare? Mi faccia parlare con mio avvocato. Pronto? Ora? E non possiamo fare un altro momento? Proprio mentre sta interrogando Mutolo, riceve una telefonata. Va bene. E Paolo, secondo le parole di Mutolo, dice: mi ha telefonato il ministro. Non dice: mi hanno telefonato dal ministero. Dice: mi ha telefonato il ministro. Manco due ore e poi torno. Si reca al ministero degli interni. Lì avviene un incontro che turba molto Paolo Borsellino. Il ministro la riceverà tra qualche minuto, dottor Borsellino. Grazie.
Signor giudice, si ricorda di me? Paolo Borsellino si meravigliò non poco di vedere il dottor Contrada, che ebbe a dirgli: so che ha incontrato Gaspare Mutolo, la collaborazione di Gaspare Mutolo era appena iniziata, che il dottor Contrada, che in quel momento rivestiva la funzione di numero 3, credo, del SISD, dicesse con assoluta naturalezza a lui: so che ha visto il Gaspare Mutolo e se ha bisogno di qualcosa si rivolga a me, ovviamente lo aveva mandato su tutte le furie. Paolo si rende conto che il suo interrogatorio con Mutolo segreto non l'ha fatto. Paolo Borsellino comincia ad avere la consapevolezza di quello che si sta muovendo anche contro di lui, non soltanto in termini mafiosi. Agnese! Eccomi, qua sono. Antonio, buongiorno. Buongiorno, signora. Ho dimenticato il caricabatterie del cellulare in macchina. Me lo prendi, per favore? Certo, dottore. Ce ne andiamo a Villa Grazia, io e te, da soli, senza la scorta. È successo qualcosa? Ho bisogno di un po' d'aria. Mi dispiace che sono stato così assente in questo periodo. Da quando è morto Giovanni, non ti sei fermato mai. Forse solo per qualche giorno potresti. Non adesso. Non adesso che ho visto l'altra faccia della mafia. Di cosa parli? Quel pentito che ho visto a Roma mi sta dando delle informazioni molto importanti. Cose che non ti aspettavi? Le sospettavo, ma riscontri così precisi non mi lasciano dubbi. I nomi che sta facendo non sono di mafiosi, ma di uomini dello Stato, persone che dovrebbero combattere la mafia, invece ci scendono a patti, ci fanno affari. E sai che cosa vuol dire? Che questa terra non ha speranza e che i nostri figli non la vedranno la fine di questa mattanza. È per questo che devi andare avanti, che devi continuare il lavoro che avevi cominciato con Giovanni. Sì, fino a quando me lo faranno fare il mio lavoro. E perché? Tu stai solo cercando di fare giustizia. Perché il paese in cui viviamo non è pronto per accettare la verità. Così mi fai paura. Gli ultimi giorni abbiamo visto un cambiamento da parte del giudice. Era un po' più distaccato nei nostri confronti. Era preoccupato soprattutto per noi della scorta e per la sua famiglia. E forse meno della sua persona. Signor giudice, le presento il nostro nuovo acquisto, l'agente Emanuele Aloy. È un onore per me, signor giudice. Siamo sicuri che sarà lei a proteggere me e non il contrario? Non si lascia ingannare delle apparenze. Farò tutto ciò che devo fare. Benvenuta. Emanuele Aloy. È stata la prima donna ad essere ammessa al servizio scorte. Sarebbe stata anche la prima ad essere uccisa. Aveva 24 anni. Pronto, dottore, sono Germana. Ah, ciao, Rino, sei già manzara? Purtroppo sì. Però una cosa importante da dirle. Ho preso informazioni su quell'azienda del nord di cui le aveva parlato Leonardo Messina. Dimmi tutto. Pare che abbiano comprato il 40% di una società che fa capo ad Antonio Buscemi, il capomandamento di Bocca di Falco. Ne siamo sicuri? Certo, ma è un acquisto finto, che serviva per evitare il sequestro e per riciclare denaro sporco. È evidente che sono soci occulti. E questo vuol dire che Leonardo Messina è un pentito attendibile. È una notizia importante, Rino. Quando passi da Palermo, portami le carte, eh? Va bene, dottore. Ciao, Germana. Successo qualcosa, dottore? È che ogni tanto le indagini portano dei buoni risultati.
Solo che questo non piacerà a molti. Sicuramente vi è stata un'accelerazione nella decisione di Cosa Nostra di uccidere Paolo Borsellino, che già era stata formalmente assunta a fine del 91. Rina disse espressamente che bisognava fare in fretta e che bisognava farlo subito. È dipeso dal fatto che la trattativa era giunta a un punto morto? È una domanda a cui la risposta non può essere data in questa sede. Paolo non aveva paura. La sua preoccupazione era la sua famiglia. Cosa avrebbe potuto subire la sua famiglia? I suoi figli, che lui amava un amore incredibile. Tanto è vero che mi disse: io me li sto contemplando. Lui cercava di distaccarsi dai miei figli, i quali volevano abbracciarlo, baciarlo, e lui li respingeva, quasi per abituarli a distaccarsi dal loro padre. Tutti a tavola siamo, vieni che è pronto. Devo lavorare, mangiate voi. Paolo, ai ragazzi farebbe piacere stare un po' con te, eppure a me. Ho detto che devo lavorare, i ragazzi mi vedranno domani. E va bene. E penso che questo suo volersi in qualche maniera staccare dalla famiglia era perché la cosa che più gli pesava era che sua moglie, quei suoi figli, sarebbero dovuti restare senza di lui, senza la vicinanza di una persona che sapeva dare quello che sapeva dare Paolo. Questo era il suo più grande dolore. Aveva paura di coinvolgere gente estranea in un'eventuale sua fine violenta. Questo mi ha lasciato molto impressionata. Paolo, scusa, è arrivata questa informativa. Tutto bene? Sono stato appena informato che a Palermo è arrivato un carico di tritolo. E non è per i botti della festa di Santa Rosalia. C'è il mio nome lì sopra. Senti Paolo, ma perché non te ne vai un po' in vacanza? È luglio. Te ne stai con Agnese, i tuoi figli. Noi siamo lo Stato non va in vacanza. Quando deve risponde e combatte. Siamo qui per questo. E noi siamo con te, lo sai. Dobbiamo fare ancora tante cose e dobbiamo farle in fretta. Grazie, Franco. Lui mi disse: sai, ci sono tanti amici che mi consigliano di lasciar perdere. Qualcuno mi dice che è già arrivato l'esplosivo per me. Ma come posso deludere le aspettative di tanti cittadini onesti che credono in me? Io devo restare. E quindi io ho avuto la percezione precisa della consapevolezza che andasse incontro alla sua morte. E ancora a pensarci mi vengono i brividi. Quel giorno in procura lui mi aspettava. Abbiamo parlato di diverse cose. Poi stavo congedando da Paolo e Paolo mi dice: no, fermati. Perché? Cioè, no, mi devi confessare. Perché io in questo modo mi preparo. Mi preparo. Lui nel suo cuore stava preparandosi a staccarsi da questa nostra realtà. E poi lui mi ha detto: ti raccomando, i miei figli. E io ho preso l'impegno che avrei pregato sempre per i suoi figli, e l'ho fatto sempre. Verso le 2:15 sentii bussare, ed era proprio Paolo Borsellino che
entrò nella stanza, io pensavo avesse qualcosa da chiedermi, invece mi disse solo no, no, ero passato a salutarti, ci abbracciammo, mi salutò e rimanemmo che ci sarebbero rivisti il lunedì. Buonasera Paolo. Buonasera. Stai andando via? Sì, sto andando via, sì. Non l'aveva mai fatto, tra l'altro il corridoio di sinistra non era la sua strada usuale per uscire dal palazzo. Invece lui prese apposta il corridoio più lungo, fece il giro per venire a salutare alcuni di noi. Non ho mai capito quella scelta, ma gli sono rimasto eternamente grato per questa scelta. Ho paura che sia malata. Hai provato con un poco di concime? Eh certo, ma è come se avesse deciso di morire. Lo sai che ti devo ringraziare? E di cosa? Di essermi stato accanto in tutti questi anni e di come hai cresciuto i nostri figli. Quando ci sei, i nostri figli dovrebbero stare qui a casa con noi. Stamattina con Fiammetta hai parlato solo 5 minuti a telefono. E per scoprire cosa, che non vorrebbe ritornare dalla Thailandia? È in vacanza, è giovane, che ci viene a fare a Palermo con questo caldo? E Lucia, ma dico, proprio oggi di domenica doveva andare da un'amica a studiare. All'esame domani. Papà! Ecco il nostro avvocato. Magari questa ti serve. Che c'è? Niente, Gioia, che mi ricordi me e la tua età. Papà, però, di giudice Borsellino, uno solo ce n'è. Figlio mio, ti auguro una vita meno complicata della mia. Ma lo vuoi capire o no? Che a me piace la vita che fai. Ciao, figlio mio. Ciao. A stasera. Ciao. Ciao. Siamo pronti, dottore. Andiamo da mia madre, a Via D'Amelio. Dottore, io quella strada non la conosco. La conosco io. Ci vado ogni tanto a giocare a calcetto. Allora guidiamo noi il convoglio. Ci muoviamo! Paolo, ce l'abbiamo fatta. A fare che cosa? Ti ho fatto avere la delega per Palermo. Così la smetterai di dire che sto sabotando il tuo lavoro. La partita è chiusa, Paolo. Chiusa? La partita è aperta. È apertissima. Era una bellissima giornata quel 19 luglio, però la cosa strana che abbiamo avvertito sia io che Traina, che più si avvicinava verso Palermo, verso la,
la destinazione di Via D'Amelio, e più la giornata diventava scura. Che dobbiamo fare? Non lo so. C'erano troppe macchine in Via D'Amelio e io non sapevo come muovermi. Vai, vai, vai! Il giudice mi ha superato e io gli sono andato dietro. Erano mesi che i caposcorta chiedevano di mettere un divieto di sosta e il presidio fisso in quella via, ma nessuno gli aveva dato retta. Ho visto il giudice fumarsi la sua ultima sigaretta. Dottore, possiamo. I citofoni erano due. Una volta passato il primo, il gruppo è entrato in un giardinetto che portava al secondo citofono. A quel punto io non li vedevo più. Faccio manovra! Quindi ho deciso di spostare l'auto, preparandomi per uscire da quella strada. Io credo che non ci sia italiano che non ricordi quel giorno. Palermo è di nuovo sconvolta dall'attentato di questo pomeriggio, nel quale sono morti il giudice Paolo Borsellino e cinque agenti della sua squadra. La bomba esplode a Palermo, vicino alla casa della madre del magistrato. Decine. L'auto con l'esplosivo è stata parcheggiata per tempo davanti all'abitazione della madre di Paolo Borsellino, dove il giudice si recava spesso. Un boato, corpi dilaniati, corpi a brandelli, intere abitazioni sventrate, visibilmente. La devastazione alla quale abbiamo assistito in quel luogo era veramente dilaniante. Infernale. L'odore. La nafta mischiata all'odore dell'esplosivo, delle gomme bruciate. Io mi ricordo soltanto di tutto questo, purtroppo. L'immagine stampata sul palazzo di uno degli agenti di scorta Paolo Borsellino che rimane ancora nella mia mente.
Freddy, non andare. Mamma, io devo andare a vedere quello che è successo. Ho voluto vedere il corpo di Paolo per avere la sensazione visiva che davvero il fatto era avvenuto. Mi conoscevano tutti, che bene o male io ero reduce di quella scorta. Ci hanno fatto passare e insieme a Lucia, la figlia, ho cercato di farla avvicinare il più possibile per vedere il papà. Appena Lucia ha visto il papà in quelle condizioni, è scoppiata a piangere e siamo andati in quel momento tutti via. Quando arrivai ormai era buio e restai per ore fermo a guardare i pezzi di muro crollati, a guardare tutto quello scempio che ancora anche nel buio si intravedeva. Sono immagini che ho ancora fisse nel mio cervello, nel mio cuore, che non si cancelleranno mai. Un senso di vuoto pauroso. Proprio l'assenza, è la cosa che io ricordo di più, è questo senso dell'assenza. Cercavo di capire che cosa significava che Paolo non c'era più e non riuscivo, sentivo solo questo vuoto e basta. Pochi giorni dopo, quando sono uscito dall'ospedale, ho deciso di dare un ultimo saluto al giudice. Aveva una fede profondissima, viveva anche in qualche maniera nell'imitazione di Cristo. Per realizzare quello che era il suo sogno doveva morire, sapeva di dover morire e quindi è morto nell'imitazione di Cristo, è morto sacrificando la sua vita per quello in cui credeva. È stato un momento drammatico per le istituzioni, perché il sentimento che aleggiava era quello che quasi quasi lo Stato fosse stato messo sotto da Cosa Nostra. Si spaventano di far vedere che questa città, questo potere lo odia! C'è gente che dice, ma io ho lasciato il mio lavoro per essere qui, per testimoniare con la mia presenza e non mi fate partecipare. E alla fine la forza della folla è tale che appunto si rompono tutti i cordoni e la gente partecipa. I ragazzi della scorta erano terrorizzati, soprattutto non si fidavano dei loro superiori, cioè non si fidavano dello Stato. Questi ragazzi sapevano di essere carne da macello,
mandati allo sbaraglio a Manod solo in quell'estate del 92, da sempre. Il sentimento che tutti provavamo a Palermo era un sentimento difficile da capire e poi si è tradotto in quella reazione violenta. Difficilmente si vede un capo dello Stato costretto a fuggire in quelle condizioni e poteva finire male. Il Presidente della Repubblica è stretto da una morsa, il capo della polizia fatica a trattenere gli agenti. In quel momento lo Stato sembrava a pezzi, sembrava, era a pezzi. E per fortuna che ci fu quella rabbia, sarebbe stato un disastro se non ci fosse stata la reazione, se non ci fosse stata quella rabbia e manifestata con tanta determinazione e soprattutto da tanta gente insieme. Vogliamo i mandanti, non quelli che l'hanno ucciso, i mandanti, fate fare le leggi. La misura era colma, diciamo, quelli che erano gli amici di Paolo Borsellino ritenevano che fosse stato fatto troppo per isolare Paolo Borsellino e troppo poco per fermarne la barbara uccisione e quindi una buona parte della procura di allora in pratica sfiduciò il suo capo, che era una cosa, ed è ancora adesso una cosa, che all'interno delle procure non è veramente usuale. Il CSM intervenne in qualche maniera, il procuratore venne trasferito e la cosa si chiuse. La famiglia Borsellino non ha voluto funerali di Stato. Agnese, Lucia e Manfredi hanno deciso per una cerimonia privata che si è tenuta al rientro di Fiammetta dalla Thailandia. I familiari del giudice hanno chiesto ai politici di non venire, di non partecipare alla cerimonia. Questo corteo di persone che piangeva lo chiamava Paolo. Due ali di folla che chiamavano Paolo. Da principio, lo dico quasi con disagio, mi turbò, perché io dissi, ma che c'entrano loro? Paolo è mio, è nostro, eravamo io, mia madre, i miei fratelli. E poi però, dissi, ma se Paolo è stato capace di suscitare tutto questo, in questa gente estranea, perché estranea, cosa c'è? Era davvero come se Paolo fosse il fratello di tutti, il fratello di ognuno. Dopo Falcone e dopo Paolo Borsellino è un po' come se anche una parte della mia vita fosse finita. Però ho iniziato anche, oltre a tanta protesta da parte dei cittadini che abbiamo sentito molto vicina, è iniziata la riscossa. L'impegno antimafia sull'onda emotiva delle stragi fu enorme. La possibilità di utilizzare un sistema di intercettazioni ambientali e telefoniche sofisticatissimo, il sistema della normativa sui collaboratori di giustizia, il carcere duro, sono strumenti, diciamo, nei quali il nostro paese è all'avanguardia tra i paesi del mondo occidentale. Anche io avevo un grande desiderio di giustizia e per questo ho tentato di combattere in prima fila per averla. Volevo entrare a far parte della squadra investigativa che si occupava delle stragi. Sì, sì, mi pare che vada tutto abbastanza bene. Ho superato tutti i test fisici e psicologici, dottor La Barbera. Ah. E me l'hanno fatti più di una volta. Sono molto contento per te. Ma? Bullo, non ti posso prendere nella squadra Falcone e Borsellino. Lo capisci da solo, no? Sei troppo coinvolto. Dottore, guardi che se c'è da lavorare 24 ore su 24 io ci sono. Lei dice che io sono coinvolto e ha ragione. Ma un poliziotto più motivato di me non c'è. Io sono il primo che vuole trovare gli assassini dei miei colleghi, del giudice. Mi mettesse alla prova, la prego. Grazie, Bullo.
diciamo che mi è caduto il mondo addosso, perché una volta che non riuscivo più a fare il poliziotto come volevo fare io, mi sono un po' lasciato andare, perché mi sono visto poi posteggiato in un ufficio e in me è scaturita questa dolenza, La mafia nel frattempo aveva ancora voglia di sangue. Voleva eliminare anche quelli che erano stati i più stretti collaboratori del giudice Borsellino. Rino Germanà risponde al fuoco e si salva la vita. Nell'auto c'erano tre killer, tre tra i più pericolosi killer di Cosa Nostra: Giovanni Brusca, Matteo Messina Denaro, Leo Luca Bagarella. Non dimentichiamo che poi l'attacco allo Stato è proseguito nel 93, dopo l'arresto di Rina, Bagarella, Brusca e Graviano soprattutto decidono di portare la guerra allo Stato in Italia, oltre lo stretto, e questo è stato anche un passaggio importante che ha portato all'ulteriore determinazione dello Stato contro Cosa Nostra. Tutto questo tempo ci è voluto per restituircela. È l'agenda rossa? Quale agenda rossa, scusi? Quella di mio padre. Quel pomeriggio l'hanno visto tutti che la metteva dentro la borsa. Ma probabilmente l'avrà tirata fuori prima, perché qui non è mai arrivata. Non è che l'avete fatta sparire? Lei sta farneticando. Oppure è ancora molto provata. Signora, le consiglio di portare sua figlia da un bravo psicologo. Non si permetta di parlare in questo modo a mia figlia. Lucia, andiamo. Andiamo. La moglie e i figli hanno sempre dichiarato che quell'agenda rossa era ormai diventato un oggetto inseparabile per Paolo Borsellino. Il fatto che non sia stata trovata è chiaro che apre al mistero che tutti sappiamo su chi e perché ha sottratto quell'agenda rossa dalla borsa di Paolo Borsellino. Che ci fosse all'interno della borsa un'agenda, questo è sicuro. Questa borsa, che era all'interno della macchina di Borsellino, viene presa una prima volta, viene consegnata poi alla fine a soggetti appartenenti all'Arma dei Carabinieri, fa un tratto di strada, esce fuori da quella che era la zona delimitata dalle indagini, e poi ritorna indietro e viene messa nella macchina che in quel momento bruciava, e quindi poi viene interessata dalle fiamme. Poi c'è l'intervento dei vigili del fuoco, che riescono a spegnere l'incendio che era scoppiato nell'autovettura. A questo punto prendono la borsa, va a finire nella stanza del questore e rimane là per 5 mesi senza che nessuno se ne occupi. Ha un nome, almeno uno dei componenti del comando che ha preparato l'autobomba per massacrare Paolo Borsellino e i suoi 5 agenti di scorta. È un pregiudicato di 27 anni, Vincenzo Scarantino, precedenti penali di poco conto ma parentele di tutto rispetto che portano direttamente alle famiglie mafiose più potenti e sanguinarie, il braccio armato dei corleonesi di Totò Riina.
Scarantino non era convincente sotto nessun profilo, nemmeno sotto il profilo della sua stessa mafiosità, della sua stessa vicinanza a Cosa Nostra. Che ci sia stata una volontà, come qualcuno dice, di risolvere il caso, quindi dando all'opinione pubblica una soluzione, dico, non è sicuramente encomiabile, assolutamente. Colpevolmente due o tre di noi che conoscevano le cose non hanno fatto in quell'occasione fino in fondo, non abbiamo fatto fino in fondo il nostro lavoro, perché che quello fosse una macchietta costruita in un laboratorio sbirresco era evidente. Scarantino racconta di aver rubato la 126 con cui è stato compiuto l'attentato. Sostiene che a ordinargli il furto è stato Pietro Aglieri, il boss del mandamento della Guadagna. Fa molti nomi Scarantino, di persone che però si dichiarano innocenti. Antonio. Signora Borsellino, come sta? Ciao Manfred. Ciao Antonio. Tu come stai? Lo sai che ci rimango male se non ti fai sentire. Ma io, signora, perché non voglio disturbare. Ma che disturbo? Tu uno di famiglia sei. Ti posso chiedere una cosa? Certo. Ma tu cosa pensi della confessione di Scarantino? Che devo pensare, Manfredi? Ma come fai a credere a una cosa del genere? Infatti. Tutte menzogne sono, lo sanno. Lo sanno. E fanno finta di nulla. Così ci possono mettere una pietra sulla strage e sulle indagini di mio marito. La verità, Antonio, è che qui siamo circondati da lupi. Questo è il periodo più brutto da quando me l'hanno ammazzato. Ah, me lo dice, signora. Io ogni tanto me ne vorrei scappare dalla polizia. E poi il mio senso del dovere mi dice che io devo fare tutto perché questa verità venga fuori. Ma continueremo ad avere tutti contro. Tutti, Antonio. A me non mi interessa niente, signora. Io sono un uomo dello Stato. E anni persi a investigare su false dichiarazioni di falsi pentiti, noi coinvolti nella strage ci siamo sentiti amareggiati, delusi e forse anche un po' traditi, e sicuramente hanno offeso tantissimo il sacrificio dei martiri di Via D'Amelio. Io non credo che siano stati persi inutilmente questi 15 anni, nel senso che li hanno utilmente voluti perdere, nel senso che più di un mafioso ha spiegato ai magistrati inquirenti che quello non era di Cosa Nostra, che non sapeva niente, che si stava inventando tutto. Ci hanno voluto credere. Per i familiari delle vittime si è allontanata, si è illusa questa gente, queste persone che già hanno le loro sofferenze, di avergli regalato, diciamo, bontà delle corti, una verità che poi era una falsa verità, e altri soggetti sicuramente innocenti. Si sono fatti più di 15 anni di carcere al 41 bis nelle isole. Ma che vuoi fare divertire, Girachiave? Ormai sono segnato. Sono quello che ha coppato Borsellino, ma non è vero, non sono stato io. Io non ho mai ammazzato nessuno in vita mia. Qua dentro dicono tutti di essere innocenti, ma a te ti credo. E perché? Perché ad ammazzare Paolo Borsellino sono stato io. Gaspare Spatuzza inizia a collaborare con la giustizia, siamo a fine giugno del 2008, si autoaccusa di un segmento esecutivo della strage di Via D'Amelio che coincide perfettamente con quello che aveva, diciamo, di cui si era autoaccusato Scarantino, di aver rubato lui la macchina poi utilizzata per l'attentato. Su ordine di Giuseppe Graviano, Vittorio Tutino ed io abbiamo rubato una 126. Quando mi hanno ordinato di rubare questa auto, io subito ho pensato al magistrato Chinnici. Perché pure per Chinnici avevano usato una 126, perciò io ho subito pensato ad una strage. Certo, con le dichiarazioni di Spatuzza in noi è nata la speranza che fosse arrivato il momento giusto di avere un po' di verità, quella verità che cerchiamo già da 25 anni. Il 18 di luglio mi hanno detto di portare questa macchina rubata
in un garage vicino via D'Ameleo. Con due macchine che mi precedevano ho evitato due posti di blocco. Siamo arrivati in questo palazzo vicino via D'Ameleo, ho fatto lo scivolo, sono entrato in un box che tenevano aperto e lì ho incontrato a Lorenzo Tenerello e a Francesco Tagliavia, più una terza persona che io a questa non la conoscevo. Subito io ho detto di pulire tutte le impronte, di levare ogni traccia e me ne sono andato, mentre questi qua sono rimasti dentro il box a preparare l'innesco e l'esplosivo che hanno messo poi dentro la 126. Dopo 25 anni la magistratura quello che poteva fare ha fatto, forse avrebbe potuto approfondire meglio alcuni spunti investigativi, non lo so, forse, ma credo che la magistratura abbia fatto quello che doveva fare. Penso che però, che da cittadini italiani, noi tutta la verità sulle stragi ancora non la sappiamo. In tutto il periodo delle stragi di mafia, io e tutta la famiglia di Brancaccio abbiamo avuto un ruolo. Io avevo sempre qualche dubbio, cioè avevo il dubbio perché... Dicevo, Falcone è un nemico di Cosa Nostra, Paolo Borsellino era un nemico di Cosa Nostra, ma negli attentati di Firenze, Milano e Roma era un altro campo di gioco, perché quando muoiono dei bambini, quando muoiono i picciriddi, quando muoiono delle persone innocenti, non sei più un uomo d'onore, diventi un terrorista. E io queste cose gliele dicevo a Giuseppe Graviano e lui mi diceva che con queste morti lo Stato si sarebbe dato una svegliata e che se tutto fosse andato bene ne avremmo avuto beneficio tutti. Allora io ho capito che questa era una cosa politica. Cosa Nostra in passato non ha mai attaccato lo Stato. In passato si cercava di trovare accordi col potere per poterne avere i frutti e il profitto. Questa strategia assolutamente diversa non è di Cosa Nostra. Se ci sono stati dei contatti esterni, i pentiti di Cosa Nostra come Spatuzza, che sono a livello basso, non possono conoscere. Qualcuno dice che ci vorrebbe un pentito di Stato, probabilmente sì, per far affiorare una verità più completa su quello che è accaduto in Italia 25 anni fa. La Corte di Assise di Caltanissetta dichiara Madonia Salvatore Mario, Tutino Vittorio, Andriotta Francesco, Pulci Calogero, colpevoli dei reati loro rispettivamente ascritti. Condanna Madonia Salvatore Mario alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per la durata di un anno. Per la prima volta in questo paese ho visto un barlume di verità, un barlume di giustizia. Mi hanno fatto sperare, cosa che ormai disperavo, che anche nel corso di quei pochi anni che mi riescono da vivere possa riuscire a vedere anche io un barlume di giustizia. Restano dubbi forti sulla individuazione dei mandanti, sulla individuazione di coloro che hanno voluto, ideato, organizzato la strage stessa. E quando dico voluto intendo naturalmente riferirmi a persone che non sono strettamente appartenenti a Cosa Nostra. Paolo, una volta durante un incontro con degli studenti, disse una frase gravissima. Rispondendo a un ragazzo, disse: alla volontà vera della politica di sconfiggere la mafia io non ho mai creduto. E dobbiamo crederci però, perché sono cambiate tante cose sicuramente. Ci sono generazioni ormai di ragazzi che hanno assunto una consapevolezza che prima non c'era. Vado spesso in via D'Ameleo, preferisco andarci quando non c'è nessuno. Mi sento molto più libero quando sono da solo con loro e ho quel senso proprio di liberazione di stare assieme a degli amici, perché la mia vita un po' l'ho persa in via D'Ameleo ed è rimasta là assieme a loro.
perché penso sempre ai miei colleghi, al giudice. Ancora ho quell'immagine gioiosa quando stavamo a Villa Grazia di Carini, quella immagine quando si sono accesi la sigaretta in Via D'Amelio. Ancora quelle immagini mi sono rimaste vive in me. Le ultime immagini che ho visto quelle persone vive. Ricordando tutto questo mi fa sentire così. Sono momenti, quei pochi minuti che passo là, che vengo liberato da questa inquietudine che mi porto dentro. Dalla croma blindata sono uscito io fisicamente, però ho sempre avuto la sensazione che da quell'auto mi hanno tirato fuori i colleghi che già erano rimasti vittime durante l'esplosione. Forse loro mi hanno visto che ero imprigionato e che l'auto stava prendendo fuoco per non farmi fare una morte più brutale di quella che hanno subito loro. Io sono convinto che mi hanno tirato fuori loro.